Con la sconfitta interna contro il Cosenza, la serie positiva della Battipagliese che durava da 8 turni. Chiariamo subito che si è trattato di un successo regalato su un piatto d'argento e frutto di 2 autentici infortuni difensivi. Dopo appena 7 minuti di gioco, il Cosenza era in vantaggio di 2 gol. Una battuta d'arresto amara per i bianconeri che attendevano al varco la capolista per imprimere al campionato una svolta. Invece ecco questa sconfitta che fa male per come è maturata. Per il resto ha infierito la classe arbitrale davvero insufficiente, con decisioni errate che hanno penalizzato la squadra bianconera, in particolare il gol annullato a Russo, regolarissimo. I bianconeri non sono stati in grado di creare giocate offensive, in avanti sono stati davvero evanescenti. Trascorrono appena 3 minuti e il Cosenza passa a sorpresa. Riccio scodella un pallone al centro, su cui si avventa Schettini che, nel tentativo di anticipare Margiotta, sfortunatamente insacca nella sua porta, come era accaduto 7 giorni prima con l'Avellino. Si attende la reazione della Battipagliese, invece arriva il raddoppio del Cosenza grazie a Mazzoli, che sorprende fuori dalla porta Schettino. 2 infortuni che praticamente mettono KO la Battipagliese. I padroni di casa storditi cercano di riorganizzarsi, ma il doppio passivo è pesante. Al 14° intervento sospetto in area su Dantò. 2 minuti più tardi Fonte prova la conclusione senza successo. Al 32° potrebbe esserci la svolta della gara. Russo è protagonista in area di 2 conclusioni pericolose. Sulla seconda il pallone varca nettamente la linea di porta prima di essere allontanato da Montalbano. L'arbitro Borelli non convalida, coadiuvato in questa decisione infelice anche dal guardaline. Proteste veementi in campo e sugli spalti. Bucciarelli e Tatti vengono alle mani e guadagnano il cartellino rosso.